è l'Accademia, ha già dato molti frutti lungo questi anni. Oggi le sfide sono diventate più ardue, più globali, e noi siamo chiamati a far fruttare non solo personalmente, ma proprio l'Accademia, che sia davvero un talento da spendere ovunque nel mondo, perché moltiplichi quella sapienza spirituale che la Chiesa o le grandi religioni hanno nel loro patrimonio, e entrino in dialogo in tutti i campi dove questo sia possibile. E cosa significa equal beginning? Perché uguaglianza non è sinonimo di equivalenza. Forse solo se ammettiamo che siamo tutti diversi possiamo dire di essere tutti uguali, perché tutti capaci di contribuire in modo unico al mondo comune e alla sua ricchezza. La bioética es para Jorge Mario Bergoglio un espacio idóneo para el diálogo constructivo y para el servicio a nuestro pueblo. La bioética, desde este punto de vista, es una diaconía de la inteligencia para el cuidado de la vida. Por eso, una opción preferencial por los más humillados y excluidos pasa en la actualidad por la agenda de la bioética. We need to know and identify what is valuable for a professional and what is required to be a participant in a professional community. So we're not teaching everything, but we teach specific knowledge that is relevant for a professional. And that's not the anatomy, pathology. These are values that are the basis of the profession. Ci sono oggi milioni di esseri umani che lasciano i loro paesi e le loro comunità cercando più vita per sé e per i propri figli. Ed è per questo che le frontiere e i mari sono oggi più che mai i luoghi della dignità e dei diritti riconosciuti o negati, insieme ai tanti altri luoghi, dentro le frontiere anche dei paesi più fortunati, nei quali crescono le disuguaglianze e si perde la fiducia nel futuro e negli altri. They are all our children, no matter where they live. We are all the church, no matter where we're from. We are all responsible, no matter our role in the church, for the demands of justice and the call of the gospel. We can and we must make real changes. Di accoglienza che in qualche modo noi facciamo con i neonati, quando incominciamo con le diagnosi, quando incominciamo a preoccuparci della loro salute, sono in analogia anche tutte quelle tecniche che dovremmo mettere in atto per accogliere le persone che entrano nella nostra vita, entrano in continenti nuovi e che sono parte della nostra umanità. Definitely, first of all, it's important to provide basic education, and many refugee and migrant children don't have the right to receive education in the countries where they are, whether that's a country of transit or whether it's a country where they're going to permanently resettle. So it's very, very important to assure them education. And then part of that education also should be the education about the new culture that they are entering if they're going to stay in that country. And even if they're not, even if it's a transit period, because many times you think it's a short stay, but then they stay for a long time. Le mouvement actuel de globalisation fait un pas supplémentaire et conduit à une médecine de classe, au double sens du mot classe, la division hiérarchique des technologiquement informés, séparés des laissés pour compte des non rentables, qui finiront par dépérir au bord du chemin de la vie. Et mais médecine de classe signifie aussi quand on dit « c'est classe » ou « il ou elle a de la classe » au sens d'un haut degré de perfection, c'est-à-dire d'une élégance, d'une santé quasi parfaite pour une médecine qui séduit et propose des enfants désirables, voire demain choisis sur leur qualité. I problemi di salute degli uomini che vivono lontano si possono riverberare su di loro, poiché la società moderna è globalizzata e tende a superare gli steccati di divisione. Gli uomini sono spesso costretti a spostarsi da un paese all'altro, anche molti fattori nocivi ambientali e le malattie infettive si possono allargare a macchia d'olio, provocando danni sociali ed economici
che esigono rimedi via via più costosi rispetto a quelli che sarebbero stati necessari per effettuare interventi precoci nel luogo di origine. Casi 11 milioni di niños menores de 5 anni iban a fallecer por causas en gran medida prevenibles. De ellos, 4 millones no vivirían más de un mes. Al mismo tiempo, más de 500,000 de mujeres morirían durante el embarazo o el parto. Are coming from different areas of research, and personally I'm working on a study that is comparing the couples who receive premarital counseling before marriage and others who do not receive. The other researchers, they are coming from different areas of research, like bioethics, philosophy, law, clinical pharmacology, oncology, and many other research fields. I want to thank God for this dinner, for our friendship, for our days, our Pontifical Academy for Life, because the Pope gave to us a great responsibility. La visione globale della bioetica che voi apprestate a rilanciare muoverà piuttosto dalla profonda convinzione dell'irrevocabile dignità della persona umana in ogni fase e condizione della sua esistenza, nella ricerca delle forme dell'amore e della cura che devono essere rivolte alla sua vulnerabilità e alla sua fragilità.